Saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò uno dei possibili metodi per scommettere con le partite di tennis. Abbiamo già visto come scegliere le partite di tennis nel video intitolato Come giocare testa a testa delle partite di tennis e poi scommettere. Questa scelta delle partite di tennis lo abbineremo al metodo di recupero utilizzato nel video intitolato Come scegliere segno X e poi scommettere, rappresentato in questa immagine. Questa è la tabella di recupero. Ma intanto procediamo con l'esempio pratico per capire in cosa consiste il metodo che adotteremo in questo video. Per prima cosa andiamo su Oggi, poi clicchiamo su Tennis, spuntiamo tutti i tornei e procediamo. In pratica, ogni giorno effettueremo una giocata scegliendo 3 o 4 partite di tennis con quote che oscilleranno da 1,30 a 1,69, scegliendo 3 tornei ATP, WTA e Challenger, non considerando i tornei doppi e gli ITF. Alla partita di oggi andremo a scegliere Mannarino contro Coric, perché nelle statistiche abbiamo che Mannarino ha 1011 punti, mentre il suo avversario Coric ha 2525, cioè più del doppio, e dunque scegliamo Coric. Poi sceglieremo Rublev contro Moraing, perché Rublev ha 706, Moraing c'ha 222, ha più del doppio, quota 1,50. Poi sceglieremo Garcia contro Brady, che nelle statistiche abbiamo che Garcia ha 1885 punti, mentre Brady c'ha 756. Questo è il mio primo tentativo di giocata. Mi giocherò queste 3 partite di tennis da 2 euro come mio primo tentativo. Se nel caso non andrò a chiudere questa scommessa, il giorno successivo farò la stessa procedura, andrò su Oggi, Tennis, spunterò tutte le partite di tennis e sceglierò nuove partite con quota da 1,30 a 1,69 tra i tornei ATP, WTA e Challenger, ed eseguirò il mio secondo tentativo, sempre da 2 euro. Se nel caso non chiuderò neanche il secondo tentativo, il terzo tentativo lo giocherò da 3 euro. Questa è la tabella dei recuperi, questo è il numero dei tentativi, questo è l'importo che vado a giocare, questa naturalmente è la quota ipotetica della mia scommessa che dovrò superare con le mie 3 o 4 partite, questo è l'incasso che otterrò nel caso andrò a chiudere la mia scommessa a seconda del tentativo, e questo è il mio guadagno. Naturalmente questo guadagno è riferito alla quota a 3. Se io andrò a giocare una quota, non so, a 3,50 o a 4, naturalmente sarà superiore a questa cifra. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace o condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!